Io comincerei, se va bene, da una domanda sul deep state americano, il rapporto tra deep state e lo state. Non so se è un tema che ti interessa, l'hai approfondito. E su Trump, la situazione di Trump adesso, come la vedi tu? Solo la questione del deep state è importantissima, ma è decisiva per capire quello che succede e che succederà. Perché è la questione che ci rivela come l'America non sia più l'America. Noi fino ad ora siamo abituati a pensare ai termini di America, Russia, Cina. Sulla Russia e sulla Cina il discorso va fatto separatamente, ma un fatto evidente è che l'America è nel pieno di uno scontro politico interno che per dimensioni porta non ha precedenti. Cioè è un paese diviso, spaccature profondissime dentro l'elite che ha guidato il paese per 200 anni. Si è spaccato il paese e questa spaccatura è una spaccatura strategica. Non è uno scherzo, non è un problema che riguarda questa o quella persona, riguarda proprio una rottura del meccanismo che ha tenuto in piedi la istituzione americana, dalla sua fondazione ad oggi. Quindi capire questa questione è fondamentale, altrimenti tutte le volte noi penseremo, gli americani dicono l'America, non è vero, perché ogni decisione, e quello adesso risponderò anche alla seconda domanda. Ogni movimento di Donald Trump non è spiegabile se non nei termini di uno scontro politico che lui sta fronteggiando minuto per minuto contro i suoi oppositori. Chi sono questi oppositori? È difficile descrivere bene, ma si vede abbastanza chiaramente. Diciamo, i suoi oppositori sono il Partito Democratico, sono tutta quella che un tempo era definita la sinistra liberal, proprio dico sinistra libera, perché il Partito Democratico è sempre stato considerato da noi europei come la sinistra contrapposta alla destra, diciamo così, imperial capitalista del settore industrial militare che era rappresentata dal Partito Repubblicano. Adesso la situazione non è più questa, lo schieramento è completamente cambiato. Perché? Perché Trump è entrato in campo e ha spaccato l'establishment americano, proprio l'ha rotto in due, e ha fatto emergere, adesso non sto dicendo bene o male, sto descrivendo, poi ciascuno affronta il problema come lo ritiene opportuno, ma io sto descrivendo quello che è accaduto. In qualche misura, anzi, in molta precisa misura, Donald Trump è entrato in scena e ha rotto l'establishment americano e ha creato le condizioni perché emergesse un'altra America che noi non conoscevamo. Non la conoscevamo questa America, sapevamo che c'era un'America che non è niente affatto progressista, è un'America abbastanza oscura, è un'America primitiva. Non so come dire, a me fa venire in mente il Texas, le pistole, cioè quel tipo di America che ha creato la sua forza imprenditoriale attraverso una esplicita gestione violenta dello scontro politico. Tant'è vero che l'America, sto parlando della storia del XX secolo, in America non si è mai formato un partito vero di sinistra, un partito operaio popolare, no, perché la classe operaia è stata soggiogata direttamente, immediatamente, con estrema violenza. Il concetto di sindacato in America non ha nulla a che vedere con il concetto di sindacato che abbiamo noi, è una specie di corporazione che si è immediatamente collegata con la mafia, con le organizzazioni criminali. Quindi basta andare a vedere l'ultimo film, secondo me, un film importante, quello di Scorsese, si chiama The Irishman. The Irishman è un pezzo di storia americana che, se uno se lo guarda da questo punto di vista, capisce come è stata liquidata la sinistra in America, prima ancora che nascesse, diciamo così. Cioè la classe operaia americana era enorme, ma è stata immediatamente egemonizzata dai gruppi dirigenti e sottoposta al loro controllo attraverso un'operazione anche esplicitamente violenta, l'uso della mafia, cioè insomma, l'assassinio di Kennedy
è stato dato dalla mafia, c'è poco da fare. E quindi ti puoi immaginare se riescono a occupare un pezzo della CIA fondamentale, un pezzo dell'FBI, una parte rilevante del Dipartimento di Stato e soprattutto del Pentagono. Beh, questo è il potere dell'elite. Ora, arriva Trump e dice: questa America, adesso poi la descrivo meglio, questa America che sta di fronte a me è l'America, non è l'America degli americani, è l'America di una elite che ha costruito il suo sistema imperiale attraverso la finanza. E cioè, la finanza è diventata il dominatore della politica americana durante tutta la fase Clinton, Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2. Questa è la parabola, cioè che poi corrisponde con la fine dell'America come polo, diciamo, produttore e produttore di beni materiali e l'inizio dell'America che è ormai produttore di denaro attraverso il denaro, cioè in poche parole. Allora, hanno preso la finanza mondiale, l'hanno messa sotto il loro controllo. E attraverso la finanza mondiale e la loro potenza legata al monopolio del dollaro, hanno dettato legge a tutto il mondo, hanno dettato all'Europa, l'hanno dettata all'Africa, all'Asia, alla Russia, per un certo periodo anche alla Russia. La Russia è stata colonizzata dal 1989-90 fino ai giorni, diciamo, fino all'arrivo di Putin, grosso modo 10 anni, la Russia è diventata anch'essa una colonia degli Stati Uniti d'America, o meglio, della finanza americana. Quindi questa è la prima componente, è la finanza. La seconda componente è Silicon Valley. Silicon Valley, e cioè Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Twitter, tutto quello che sta dominando la comunicazione mondiale è diventata l'altro strumento potentissimo che si è legato, fa parte del deep state, cioè se, da un certo punto di vista la potremmo considerare la parte moderna, progressista, tecnologica dell'America, no? Ma in realtà questa parte moderna, progressista e tecnologica si è intrecciata strettissimamente con i servizi segreti. Anzi, per parlarci chiaro, Facebook è un prodotto della CIA, del National Security Agency, cioè questi sono diventati gli strumenti del controllo. Quindi, ecco il quadro diciamo così, dell'America che ha preceduto Trump. La grande alleanza tra l'establishment degli avvocati, dei lobbisti, della finanza di Wall Street, più ci aggiungi Silicon Valley e tutte le imprese di comunicazione, ci metti i servizi segreti e hai lo stato profondo. Eccolo qua. Questo è il quadro. Questo stato profondo si è alleato con altri alleati fondamentali internazionali, in particolare con la Banca d'Inghilterra e con la Gran Bretagna, e ha cercato di, diciamo, di imprimere alla globalizzazione, anzi ci è riuscito, ha impresso alla globalizzazione mondiale il significato americano, cioè la globalizzazione mondiale siamo noi. Noi siamo esclusivi, siamo un paese speciale, abbiamo il diritto su tutto il resto del mondo. Sembrerebbe un po' un'esagerazione, ma quando guardi i loro atti ti accorgi che loro proprio questo pensano. Per esempio, recentemente hanno dichiarato che lo spazio cosmico è americano. Certo. L'hanno dichiarato apertamente, anzi, addirittura adesso a Wall Street si comincia a vendere i lotti della Luna per andare a fare le future esplorazioni minerarie. E gli americani già vendono il territorio lunare, come se loro fossero i proprietari della Luna, capisci? Cioè, proprio come se fosse. Cioè, sì, uno può dire, ma questa è una follia, ma è proprio il loro modo di pensare. Ora, perché io guardo a questa realtà con una grande preoccupazione? Perché questi signori hanno l'idea, questi signori, questa elite, il deep state, lo stato profondo,
all'idea che siccome l'America ha dominato tutto il XX secolo, deve dominare per sempre, deve dominare il XXI secolo. E invece noi abbiamo una realtà, se vogliamo, a parte il coronavirus che ci è arrivato addosso, ma è connesso con questo discorso, noi abbiamo una realtà che dice che il mondo non è più quello del XX secolo, e l'America può dire quello che vuole, ma è apparso, per esempio, un colosso come la Cina, che sta procedendo più velocemente dell'America, che sta occupando praticamente i 2/3 del commercio mondiale. L'America stessa deve comprare praticamente tutto dalla Cina, ha deciso di comprare tutto dalla Cina a basso prezzo, e a questo punto è diventata non più dominatrice, cioè il suo dollaro non occupa più tutto lo spazio fisico del commercio mondiale. E non per niente sta venendo fuori sempre più energicamente l'idea che il dollaro non può più reggere all'intera economia mondiale, che bisognerà fare un altro paniere di monete. Cioè, oggi il paniere di monete, che cos'è? Il Fondo Monetario Internazionale è il dollaro, è un consiglio di amministrazione dove l'America, gli Stati Uniti d'America, c'ha la maggioranza assoluta. Ma in un mondo come quello attuale non è più possibile, perché il peso della Cina è, lasciamo parte la Russia. La Russia per altre ragioni è importante, ma non per ragioni economiche. La Russia è importante perché ha il potenziale nucleare strategico. La Cina non ha questa potenza militare, ma una potenza economica debordante. Cioè il mercato cinese del debito, diciamo, chiamiamolo così, è oggi di 13 trilioni di dollari, 13 mila miliardi di dollari. I cinesi, questo, il loro peso è un peso economico enorme. E infatti abbiamo visto, nel momento in cui è scattato il Covid, cioè il virus, e la Cina è stata costretta a fermarsi, tutto il mercato mondiale è andato out, è uscito dai binari. Pensa soltanto a quello che succede adesso col prezzo del petrolio. Sì. Tutta l'economia bloccata, la domanda di energia crolla. La domanda di energia colpisce Russia, Iran, Stati Uniti, anche gli Stati Uniti sono un grande esportatore di petrolio. Ieri. Allora, improvvisamente il prezzo del petrolio scende a 6, addirittura è arrivato a 6, 8, 10 dollari al barile. Ma è una catastrofe planetaria, perché il petrolio era il centro del potere mondiale, scusa, petrolio e dollari erano il centro del potere mondiale, tutta l'energia passava attraverso il condotto, chiamiamolo così, del dollaro. E improvvisamente questo mercato crolla, va in pezzi, ieri è andato in pezzi, l'altro ieri è andato in pezzi, non so neanche cosa succederà in futuro, perché prima che ci sia una ripresa ci vorrà del tempo, e tutto questo sarà bloccato, tutto fermo. C'è talmente tanto petrolio che non sanno più dove stoccarlo, e infatti Russia, Arabia Saudita, poi alla fine e America hanno dovuto arrivare a patti, perché se no dove lo mettono il petrolio? Non c'è proprio posto per tenerlo. E quindi tu puoi immaginare che cosa significa questo. Tutti i trasporti, tutte le centinaia di petroliere che si muovevano sul mondo sono ferme, tutte le imprese di spedizioni sono ferme, i porti, gran parte dei porti giganteschi che servivano l'energia sono fermi anche loro, quindi siamo di fronte a uno sconvolgimento gigantesco. Ritorno al punto di partenza, perché Trump, tutto compreso, ha avuto per molti aspetti una certa miraggia? Perché lui ha detto, in quel contesto l'America non è più una produttrice di beni, non esporta più niente, noi esportiamo solo dollari. Diventiamo anche molto deboli esportando solo dollari, perché infatti lui che cosa ha fatto? Ha fatto il quantitative easing cosiddetto, ha cominciato a produrre dollari da nulla, e con questo regge praticamente tutta l'economia mondiale, ma anche questa è un'illusione. Lui dice, noi dobbiamo ritornare ad essere un paese produttore, gli americani devono produrre beni materiali e diventare esportatori di questi beni materiali. Questo sarà un risanamento. E cioè lui in questo modo, adesso semplifico, ma si è messo contro l'intera struttura finanziaria di Wall Street, contro la Federal Reserve, e ha detto da questo momento in avanti sarà lo Stato che determina l'andamento della finanza, lo Stato americano, e non il contrario.
Questo naturalmente ha fatto andare in bestia il potere precedente. Infatti, Donald Trump, quali sono i nemici di Donald Trump visibili? Sono il New York Times, il Washington Post, cioè tutti i giornali dell'establishment sono contro di lui. E ovviamente contro di lui c'è anche Google, c'è anche Facebook, ci sono le grandi strutture che sono, come dicevo prima, legate, a stretto filo con i sistemi di sicurezza e di controllo, cioè National Security Agency, Central Intelligence Agency, FBI, cioè le strutture segrete dello Stato, che controllano o che cercano di controllare le teste della gente, le teste del mondo, innanzitutto quelle degli americani e poi anche le nostre, perché noi siamo una colonia degli Stati Uniti. Questa è un po' la risposta. Quindi noi dovremmo analizzare tutto quello che succede d'ora in poi guardando lo scontro politico che è in corso negli Stati Uniti, che è uno scontro politico dove non è che ci sono i buoni e i cattivi, perché non è che Donald Trump è gentile. Donald Trump fa gli interessi di un pezzo di quell'America che ho cercato di descrivere adesso, cioè l'America che vuole ritornare ad essere dominatrice, ma non con la finanza che la rende debole in questo contesto, ma con la produzione materiale, cioè con l'esportazione, con il dominio, con un rilancio della globalizzazione all'americana, ma del tutto diverso da quello che era stato in questi ultimi 30 anni. Bisogna vedere se ce la fa o non ce la fa. Se ce la fa, verrà rieletto. Se non ce la fa, beh, allora saremo un po' tutti uguali. Senti, Giulietto, si può dire che Donald Trump sta dalla parte dei lavoratori americani? Su questo non c'è il minimo dubbio. Su Appunto. questo non c'è il minimo dubbio. Piacciono o non piacciono i lavoratori americani nelle loro caratteristiche, che non hanno nulla a che vedere con i nostri come tecnologia, Sì. ma lui sta con la classe operaia, infatti piglia i voti degli operai. È questo. Ci puoi descrivere la differenza tra i nostri lavoratori e i lavoratori americani? Ah, noi abbiamo avuto nel passato una tradizione che era fortemente impregnata di socialismo. Certo. Questo è il problema. Noi siamo, tutta la storia del dopoguerra, dopo il fascismo, è stata, come si può definire, è stata una forte egemonia della classe operaia e dei suoi intellettuali. La Certo, classe operaia ha prodotto quello che Gramsci definiva l'intellettuale organico, no? certo. Che era gli scrittori, le case editrici, le Einaudi, Garzanti, il cinema del neorealismo, tutta quella roba, la letteratura, straordinaria letteratura italiana di quell'epoca. Adesso non abbiamo nessun confronto rispetto a loro, No. no? Tutto questo campo era campo della egemonia della sinistra. Della sinistra, del socialismo, la parola socialismo è stata dal 45 in avanti, è diventata la parola comune, era una parola positiva. Il socialismo come idea, più il comunismo, ma la parola socialismo per noi era una parola progressiva. In America la parola socialismo no? Guardiamo dal punto di vista, diciamo, del vocabolario. La parola socialismo per gli americani è una parola quasi insultante. Infatti, il povero Bernie Sanders, che in qualche misura un pezzo di gioventù e di sinistra l'ha coalizzata, Certo. ma il Partito Democratico non può avere un candidato che ha una caratteristica socialista perché non vincerà mai. Capito che voglio dire? Cioè, Certo. chiaro fin dall'inizio che Sanders sarebbe stato liquidato, ma non liquidato da Trump, liquidato dal Partito Democratico. Perché se il Partito Democratico presenta un candidato tinto di socialismo, oddio, non vince. La grande maggioranza degli americani è permeata di un'idea antisocialista, anticomunista, antioperaia. Questo è il problema. La differenza sta lì. La differenza è che però non è solo la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti, è la differenza tra l'Europa, perché anche l'Europa, che pure per molti aspetti strutturali è capitalista e imperialista come l'America,
ed è appunto una colonia della bile, e tuttavia c'è una storia e una tradizione che rimangono, non è che sono sparite, per ora non sono sparite, e quindi da noi la parola socialismo non è affatto insultante. No. Può essere d'accordo, non d'accordo, ma insultante. La parola comunismo, sì. Il comunismo è brutto, una brutta parola, ma la parola socialismo no. E infatti, l'esperienza francese, l'esperienza spagnola, dopo Franco, l'esperienza portoghese, l'esperienza italiana, l'esperienza greca, e tutta la parte sud dell'Italia ha avuto una storia, dell'Italia, dell'Europa, ha avuto una storia fortemente impregnata di idee socialiste, socialdemocratico, quello che ti parla, tutte le varie componenti. Perfino nel trattato europeo ci sono ancora tracce di socialismo, sebbene l'Europa sia diventata una cosa completamente diversa. Però all'inizio, quando si scrivevano i documenti, uno come Spinelli, io non sono per riscrivere tutta la storia così, Spinelli, il grande complotto, non è vero. Quelli che hanno costruito l'Europa erano persone progressive, erano persone che volevano il bene dei lavoratori, non è che fossero, come dire, imperiali. Spinelli non era affatto imperiale, lui pensava a un grande disegno democratico e socialista, Fino all'inizio c'era questo afflato, facciamo un'Europa sovranazionale, però pregnata di idee di benessere sociale, di rispetto dei diritti dei lavoratori, tutte queste cose che poi sono state cancellate, perché c'è stato, io credo che la parola giusta è un colpo di Stato che ha trasformato l'Europa dell'inizio in un strumento antipopolare. Ma c'è stato un colpo di Stato, sono cambiate le regole. Sono cambiate, sì. Noi non ce ne siamo accorti, loro le hanno cambiate pian piano, con intelligenza, ma hanno cambiato le regole e ci hanno messo a disposizione, ci hanno messo in condizioni di dover sopportare le decisioni e gli orientamenti delle grandi banche. Cioè le banche, la finanza hanno preso il potere, e questo ha cambiato tutto. Ma quello che voglio dire, rispondendo alla tua domanda, era: il socialismo è parte della storia europea e questo ci fa diversi. Ci fa diversissimi dall'America, proprio psicologicamente. Certo. E io non credo che il modello americano possa pensare di diventare alla lunga dominante, perché la cultura europea, per sua fortuna, ha comunque un tessuto di base, come dire, un tappeto su cui si cammina, che impregna tutta la psicologia della gente normale, sottofondo psicologico. Sì. Quindi la differenza di fondo è quella culturale. Senti, io ho avuto notizie, ma credo sia, che Trump vorrebbe aiutare l'Italia anche economicamente, perché vorrebbe staccare l'Italia dalla Merkel, vorrebbe proprio, lui vede come un nemico nella Merkel e vorrebbe dare un aiuto. Questo ti risulta, è qualcosa che potrebbe essere positivo, potrebbe... Diciamo così, sì, io rispondo, non sappiamo ancora che cosa voglia fare esattamente Trump, perché qualcuno, un po' affrettando i tempi, ha detto: ah, Trump vorrebbe, diciamo così, tirare fuori l'Italia dall'Europa e infliggere un colpo all'Europa del nord, diciamo così. Nord, sì. Ormai. Però un gesto del genere avrebbe delle ripercussioni enormi, perché se Trump decidesse: va bene, ok, io c'ho un sacco di soldi, soprattutto c'ho un sacco di soldi inventati dal nulla al computer e posso ben mettere 200-300 miliardi per, come dire, togliere l'Italia dai guai. Può farlo, ma sarebbe una dichiarazione di guerra all'Europa, e questa dichiarazione di guerra non so se è in grado di farla, e non so neanche se è in grado di pensarla. Perché guarda che ci sono molti problemi che si oppongono a questo. Per esempio la NATO. La NATO è la più potente struttura militare del mondo. Gli americani hanno costruito un esercito internazionale che è praticamente l'esercito che tiene sotto controllo tutto l'Occidente. Quindi la partita tra Trump e l'Europa è una partita complicata. Non credo che lui abbia neanche la forza
di dire ai suoi militari: mandiamo al diavolo l'Europa insieme alla NATO. Non lo può fare. La NATO Ecco. la deve tenere. Ah, ecco. La NATO la deve tenere perché se gli salta la NATO, gli salta il controllo sull'intera Europa e le forze che gli si oppongono diventerebbero molto potenti perché loro si rendono conto che un'Europa, per esempio, che costruisca una sua difesa autonoma, che si faccia un esercito e che decida di difendersi da qualunque minaccia con le sue forze, sarebbe un'Europa che l'America immediatamente considererebbe come preda dell'Unione Sovietica. Già. Io dico Unione Sovietica perché nella testa degli americani la Russia è ancora l'Unione Ancora l'Unione Sovietica. Sovietica, certo. Io non ho dubbi su questo. La maggior parte degli americani, come anche una parte degli italiani, continua a pensare che la Russia è uguale all'Unione Sovietica. Lo pensano, sottotraccia, c'è nel loro pensiero questa cosa. Non sanno o non ricordano che la Russia non è più un paese socialista, ma è un paese capitalista. Ma siccome la Russia vuole la sovranità e l'autonomia, e quindi come tale si contrappone all'Occidente quando l'Occidente vuole imporre il suo meccanismo e assorbire la Russia, siccome la Russia vuole difendere il fatto di essere russa, non di essere socialista, che non è più. E quindi Putin è diventato l'emblema della sovranità della Russia. Ma noi, e in America, molti lo vediamo come ancora un capo del comunismo. Cioè, lo dico per una battuta, ma è vero. Mi pare l'anno scorso, Eugenio Scalfari, diciamo, grande giornalista italiano della tradizione, addirittura in un editoriale di Repubblica ha definito Putin il capo del comunismo mondiale. L'ha scritto lui. Capo del comunismo, gli è scappato, evidentemente. Cioè, sai come succede la psicologia? Sì, che a un certo punto. C'è un lapsus linguae fondamentale. Addirittura ha scritto il capo del comunismo mondiale. Io infatti ho scritto una nota commentando questa cosa, ho detto: ma guarda che c'è un altro partito comunista, che è il Partito Comunista Cinese, e dire che Putin è il capo del comunismo mondiale significa dimenticare addirittura che Xi Jinping è il più potente partito comunista del mondo, la Cina, se vogliamo essere, diciamo così, cioè, se vogliamo essere precisi terminologicamente, è la Cina il comunismo mondiale, piaccia o non piaccia questo comunismo, quello si chiama comunismo. Il potere ce l'ha il Partito Comunista. Però nella testa di Scalfari, come di molti dei commentatori italiani, Putin è ancora un comunista e non lo è per niente, ti garantisco, non ci Certo, penso pure. pensano pure, sì. E quindi bisogna distinguere un po', insomma, ecco qua, qui si apre tutta la questione della sovranità, sovranismo, indipendenza nazionale. La Russia è un grande paese che vuole essere indipendente, per esempio. Sarà pure capitalista, sarà dominato dagli oligarchi, sarà pure non democratico, quello che ti pare, ma quello vuole essere comunque indipendente ed è difficilissimo e sarà difficilissimo che l'Occidente possa assorbire la Russia, perché è un enorme bacino di cultura, di scienza, Certo. di esperienza, che è completamente diverso da noi sotto molti profili. Quindi l'idea di trasformare la Russia in una colonia dell'America, in un'appendice dell'America, è stata una sciocchezza, non avrebbe potuto reggere, e infatti non ha retto. Quando è Certo. crollata l'Unione Sovietica, dopo 10 anni di yeltsinismo, che era praticamente inginocchiarsi all'America, vendersi all'America, è improvvisamente venuto fuori un uomo che non si aspettava nessuno, cioè uno che dice: no, momento, noi siamo russi e non siamo come voi, noi siamo noi. E noi abbiamo la nostra storia, la nostra cultura, vogliamo difenderla e quindi è cambiato i rapporti. E invece noi continuiamo a ragionare come se i rapporti fossero ancora quelli dell'epoca sovietica. Non è vero, non è vero. Senti, un'ultima cosa su questo tema. Il rapporto Trump-Putin. C'è stato dei momenti che sembrava ci fosse una certa vicinanza tra i due. C'è qualcosa di vero? Secondo me sì, secondo me c'è una cosa,
seppure la diversità è ideologica, politica, la storia di questi due personaggi è completamente diversa, però gli interessi sono evidenti. Una delle ragioni che ha provocato l'avvicinamento tra Putin e Trump è il fatto che Trump non ritiene che il compito principale dell'America, della sua America, sia quello di far fuori la Russia e di conquistarla. Ah già, Non è il suo piano, non è su. non è la sua intenzione, anzi, lui ha parole. Ha ripetutamente detto, ma noi dobbiamo ritirarci da tutte quelle zone dove siamo in conflitto, dal Medio Oriente, che ci stiamo a fare? Ci abbiamo lasciato tra una guerra e l'altra, l'Afghanistan, l'Iraq, e poi la Siria, e poi la Libia. Ci abbiamo lasciato, se non sbaglio, 6 o 7 trilioni di dollari. Perché Certo. il diavolo? Naturalmente non dobbiamo ingannarci. L'America è andata in Medio Oriente per la ragione di cui abbiamo parlato un minuto fa, perché controllare il Medio Oriente significava controllare il mercato della più importante risorsa energetica del mondo, Certo. petrolio e gas. Petrolio, prima di tutto. Quindi sono andati lì perché subito dopo la guerra, quando l'America è diventata la prima potenza del mondo e ha soppiantato la Gran Bretagna, il Medio Oriente è diventato il punto chiave. Chi controlla il petrolio controlla il motore del mondo. Certo. E quindi lì ci è andata per ragioni molto precise. Quei paesi sono stati trasformati in produttori, in fornitori di petrolio per l'America e il resto dell'Occidente, e in più finanziatori. E questo sfugge a moltissimi. Arabia Saudita, che cos'è? Una monarchia di un gruppo di signorotti feudali. Ignoranti, ma non stupidi, ignoranti ma non stupidi. L'Oriente è una cosa complicata. Mi hanno detto: tu sei petrolio, io te lo compro tutto, io ti offro i dollari per commerciarlo, io ti do la mia protezione. Democrazia zero, Sì, naturalmente. proprio. Ma io ti proteggo, io ti faccio i servizi segreti e ti metto a disposizione gli uomini che ti tuteleranno, ti do la ricchezza enorme, però tu tutti i tuoi soldi li metti nelle mie banche. Quindi i cosiddetti petrodollari, le banche americane, cioè l'America comprava il petrolio che le serviva, lo vendeva, ovviamente facendoci i suoi profitti, ma si pigliava pure mica i soldi dell'Arabia Saudita, mica sono nelle banche dell'Arabia Saudita, sono sempre stati nelle banche occidentali e americane in primo luogo. Quindi tu pensi che affare? Ed è durato dal 1945 a oggi, ma questi sono gli accumuli di grandezze, di micidiali. Tutta la forza americana è nata dal controllo di questa situazione. Quindi Trump può essere così ingenuo e dice: ma che ci stiamo a fare là? Ci stiamo a fare, siamo stati lì proprio perché dovevamo prendere petrolio. È molto semplice. Adesso molte cose sono cambiate e quindi l'America può fare il conto e dire: non mi interessa più essere così dominatore, cioè non mi interessa più fare tante guerre, diventano molto costose, diventano perfino inutili. E quindi lui ragiona così. Torno alla tua domanda. Siccome Putin, anche lui, vorrebbe, come dire, evitare di essere in conflitto con un paese delle dimensioni degli Stati Uniti, gli interessa. E quindi sarebbe stato possibile e sarebbe tuttora possibile un accordo con Putin e con la Russia. Ecco. Solo che il Deep State questo non lo Non vuole, vuole. no, certo. Non vuole. Questo è il problema. Il Deep State invece ha un'altra logica, è quella: io devo dominare il mondo. E io, tu conosci le mie posizioni, in parte. Sulla questione dell'11 settembre, chi ha fatto l'11 settembre del 2001? L'ha fatto sulla base di un programma molto chiaro che si chiamava Il progetto per il nuovo secolo americano. Sì, Il famoso documento Project for the New American Century. C'era scritto nero su bianco: il ventunesimo secolo deve essere il secolo americano. Deve. Non è che
suggeriamo, no, no. lì c'era scritto che noi dobbiamo dominare il mondo. Poi quelli che lo scrissero quel documento, che poi sono andati al potere attraverso il 2001 con il Patriot Act, che hanno cambiato la Costituzione americana, eccetera, loro avevano capito che gli americani, il popolo americano, non avrebbe avuto voglia di dedicare così grandi ricchezze alla conquista del mondo. Era già sufficientemente forte e poteva essere e potrebbe essere sufficientemente ricco anche senza rapinare tutto il mondo. Va bene. Allora loro dissero, scritto nero su bianco, non sono cose che io mi invento. In quel documento c'era scritto che probabilmente gli americani non sarebbero stati favorevoli a una guerra di conquista del XXI secolo, a prezzo di molto sangue, di molte guerre e di molte sopraffazioni e violenza. E quindi loro si dissero, bisogna costruire un evento tale che gli americani siano trascinati per i capelli in... Certo. C'è scritto, ci vuole una nuova Pearl Harbor. E la crearono. Certo. L'11 settembre è il grande emblema di questo progetto. Perché? Perché pensandoci bene, il mio primo libro per me è stata una rivelazione anche per me personalmente, quando ho capito quello che stava accadendo. Perché cos'era accaduto? Se la guardiamo nell'ambito della storia, fino al 1991 c'era stata l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era una reale alternativa al capitalismo, reale, più o meno immaginaria, ma comunque si presentava come Sì. tale. Era l'alternativa di sistema. Nel momento in cui l'Unione Sovietica crolla, viene meno il cemento che teneva insieme tutto l'Occidente. Perché è stata la paura del comunismo che aveva tenuto insieme tutta l'Europa sotto le ali dell'America, della NATO, e tutto l'Occidente, come dire, sotto le ali della protezione americana, perché il comunismo veniva vissuto come una mostruosa minaccia. Nel momento in cui l'Unione Sovietica sparisce, e sparisce in qualche misura suicidandosi, cioè crolla sulle sue fondamenta, non è che è stata visibilmente, non è stata distrutta da una guerra, non è stata colpita, si è afflosciata, è crollata. La perestroica, Gorbaciov. Quindi, dal 1990 al 2000, i gruppi dirigenti americani si sono interrogati su che cosa dovevano con che cosa dobbiamo sostituire la minaccia del comunismo. Certo. Perché per passare all'offensiva su scala planetaria e conquistare tutto il mondo, perché questo è quello che volevano e vogliono tuttora, ci voleva una guerra prolungata, ci voleva una larga, apertura di conflitti su tutti i fronti, su tutti i continenti del mondo. La globalizzazione è stata questa conquista. Eccola, beh, qua. Allora, loro così pensavano. Quindi ci vuole un nuovo fatto cruciale che costringerà tutti a temere qualche cosa d'altro. Non c'è più la minaccia rossa, la minaccia comunista, sparita per conto suo. La Russia è stata colonizzata nel 1990, è stata colonizzata fino alla fine del secolo. Quindi dobbiamo creare un nuovo terrore. E il nuovo terrore fu il terrore islamico. Accetto. L'11 di settembre ha fatto vedere in un colpo solo, ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, 3 miliardi di persone hanno visto in Sì, televisione direttamente. il nuovo mostro, il terrorismo islamico, verde. Cioè, capito? La bandiera rossa davanti al toro e l'hanno sostituita con una bandiera verde. E ci sono riusciti, tra l'altro, perché tutti questi anni sono stati anni in cui abbiamo combattuto contro il terrorismo islamico, che in gran parte, come sappiamo adesso, era fatto dagli stessi americani, finanziato, organizzato. Quindi questo è il cambio radicale che è avvenuto. Costruire un nuovo pericolo, il pericolo che deve compattare e cementare tutto l'Occidente di nuovo al posto dei comunisti che non ci sono più. Questo è stato quello che è tutti questi anni. E in questi anni, diciamo, dal 2001 al 2019, 18 anni,
di continua espansione della finanza americana e del dominio americano sul mondo. Il modello americano è diventato il modello mondiale. Come diceva la signora Thatcher e Reagan, there is no alternative. Esattamente. Famosa Tina, non c'è niente da fare, abbiamo vinto. Oppure Fukuyama che dice: la storia è finita, si è realizzato il disegno, la democrazia mondiale è una sola ed è quella americana. Tutte illusioni, naturalmente. Era un'illusione, perché il mondo era diventato, diciamo, complessivamente è cresciuto fino a 7 miliardi e 200 milioni di persone. Ma 7 miliardi non sono americani, no, non c'è niente da fare. 7 miliardi sono i cinesi, sono i russi, sono l'Africa, sono il mondo. E da un lato c'erano tutte queste forze, incluse innanzitutto quella russa che diceva: ma guardate che il mondo non è più così unipolare come voi lo descrivete. Non si può gestire 7 miliardi con i criteri della finanza americana, siete impazziti. E del resto abbiamo visto il risultato. I criteri della finanza hanno prodotto una divaricazione mostruosa tra i ricchi e i poveri, altro che creare uguaglianza. La differenza tra i ricchi e i poveri è diventata sterminata, non solo, ma il numero dei ricchi si è ridotto sempre di più a un gruppo ristrettissimo di persone che hanno ormai un potere gigantesco, ma come, e qui tu hai detto delle cose molto importanti che io ho letto e ho sentito. Questo ha modificato e peggiorato il livello intellettuale della classe dirigente dell'Occidente. Ci ha istupidito. Ci siamo illusi che questo meccanismo potesse funzionare e in realtà non ha funzionato. Adesso io ho scritto decine di volte che questo sistema era destinato a produrre una catastrofe, ci ho scritto addirittura un libro invece della catastrofe. Però era chiaro che sarebbe avvenuta. È avvenuta da un angolo che non avevamo previsto. È arrivato il virus. È arrivato il virus, sembra una specie di Deus ex machina, una specie di punizione divina. In realtà il virus è un prodotto di questa società. Io sono convinto che sia proprio un prodotto di quel tipo di società malata, che produce in questo caso un virus. Ma il virus, se lo guardi bene da vicino, è una modificazione dell'ambiente naturale. Noi abbiamo creato una devastazione degli equilibri del pianeta. Questo meccanismo forsennato del denaro ha prodotto una serie di rotture e io penso che il virus Covid-19 è solo, come dire, la prima rondine, perché ne verranno delle altre. Se si legge il quadro, noi siamo di fronte a probabili altre rotture degli equilibri naturali che potrebbero anche avvenire in termini molto rapidi e immediati. Cioè ci sono elementi della complessità del sistema, almeno io così la vedo, che sono apparentemente secondari, ma se ne rompi uno, gli effetti che produce sul resto della complessità sono micidiali, cioè ogni elemento di un sistema complesso, anche se piccolo, può essere terribilmente importante per l'equilibrio del sistema. Allora, noi abbiamo rotto gli equilibri naturali dell'ecosistema, abbiamo rotto anche gli equilibri dell'uomo, perché siamo già rotti noi dall'interno, siamo stati riempiti di cose che non hanno nulla a che vedere con la nostra natura, che sono entrate dentro di noi e influiscono su di noi. La natura non le riconosce, le respinge, non sa che cosa sono. La natura è ciclica. La natura sa, è capace di, come dire, di elaborare e metabolizzare, ma se stessa. Se tu gli infili dentro una cosa che nella natura non c'era, la natura non lo riconosce e quindi lo respinge. E quindi si creano altri squilibri. Cioè, insomma, in poche parole, questo virus non è un accidente di percorso, è un elemento costitutivo di un processo di sviluppo dell'ecosistema malato. Noi viviamo in un pianeta malato. Quindi, prima o dopo doveva avvenire, è avvenuto attraverso il virus, per il primo, ma ce ne saranno degli altri. Adesso entriamo in una fase, secondo me, molto turbolenta, in cui molti equilibri che fino al 2019 sembravano buoni salteranno. Pensa soltanto all'equilibrio del petrolio. È saltato il meccanismo.
Il petrolio, certo che noi ne avremo bisogno ancora per un lungo periodo, perché sostituire il petrolio significa sostituire l'intera società, Intera praticamente. società. Questa è la società del petrolio. Quindi per arrivare a un'altra società dovremo digerire tutto quello che ancora ci resta. E quindi il fatto che se ne consumerà meno, tutto compreso, renderà l'ambiente un po' meno, come Meno. dire, precario, un po' meglio, un po' migliore. Però mettere insieme tutta questa storia non sarà facile, Senti, perché per il sì. passaggio alla nuova energia ci vorrà un gruppo dirigente mondiale o gruppi dirigenti mondiali capaci di capire che l'energia del futuro non sarà questa energia qui, se non vogliamo rompere tutto, se non vogliamo distruggere l'ambiente in cui Beh, viviamo. certo, sì. Quindi questo problema richiede un salto di qualità intellettuale, politico intendo dire, enorme. Enorme, quindi non so fino a che punto i gruppi dirigenti mondiali attuali siano in grado di capire che è cominciata un'epoca nuova, proprio un'epoca nuova. E bisognerà quindi costruire le premesse per gestirla. Ecco, noi adesso abbiamo un uditorio che ci ha ascoltato in diretta e che quindi si pone, ci saranno tante domande, tante cose, magari me ne leggi qualcuna, ma presto poi ci rivedremo, quindi, perché oggi ci hai già fatto un quadro che va digerito bene, bisogna studiarlo. Ecco, io volevo dire, lo dico anche a te, ma già lo sai, noi siamo un'università, non siamo un luogo dove si fa una trasmissione, poi si mette da parte, se ne fa un'altra. No, qui si è un luogo di studio, quindi le tue lezioni sono come un docente universitario, viene qui e ci fa la sua lezione e noi la dobbiamo saper poi ripetere, cioè deve essere interiorizzata, se no questi diventano passatempi, invece non ci vogliono passatempi, ci vogliono cambi della consapevolezza e noi cerchiamo le persone che hanno studiato tanto, che hanno il cuore aperto, che hanno l'amore per il popolo, l'amore per il bene del popolo, per il bene dell'ambiente, insomma. Non, quindi, certamente non intervistiamo persone che vogliono la distruzione della terra. Purtroppo il passaggio dalla visione che, con Tolman, socialista costituzionale che avevamo, a questo ha portato anche un cambiamento nelle coscienze. Siamo diventati tutti più egoisti, più centrati su noi stessi, anche più difficoltà, insomma, a creare dei gruppi sinergici. Vedi anche quello, no? Dove ci interroghiamo, no? Tra noi, che rischia sempre continue spaccature, insomma, è una cosa così. Allora, tu, da un tuo punto di vista, cosa, proprio per, che cosa, come vedi, cos'è che noi possiamo fare, ecco, come università, come popolo che comincia a risvegliarsi? Ecco, cos'è che è più importante secondo te? Ecco, andiamo. Beh, io intanto ho un'idea, Sì, te la sì, sì. espongo. Una delle ragioni per cui avvengono in continuazione tra di noi, diciamo così, Sì, nel fatto, sì, sì. tante differenze, tante contrapposizioni, a cosa è dovuta? È dovuta al fatto che ciascuno di noi ha un'idea diversa di questa crisi. Cioè noi non abbiamo ancora maturato, e questo si fa solamente con lo studio, con il confronto, non c'è altro modo, non abbiamo ancora maturato una visione comune di che cosa sta accadendo, cioè un quadro vero di quello che sta accadendo. Ciascuno ha la sua interpretazione, faccio un esempio. Cioè, per esempio, una forte e per me insopportabile deviazione monetarista economicista. Come se tutto il centro della questione fosse l'euro, i soldi, la produzione del denaro. Io invece, che sono ancora un po' marxista, cerco al contrario. Il denaro non è la causa, è la conseguenza. Certo. Il denaro è la conseguenza, non è l'origine della causa, è uno strumento il denaro. È come il computer. Il computer non è la causa di niente, è uno strumento di comunicazione che modifica certo un sacco di roba, ma non è il computer che sta modificandoci, diciamo così, l'uso di questo computer che determina tutto. Allora, se io faccio un computer dentro il quale ci metto una serie di cose che tu non sai, che io non so, ma che ci sono dentro, che servono per controllarmi, questo è il problema, che
che chi ha costruito il computer l'ha fatto per controllarci, non per liberarci, e così via discorrendo. Allora, quindi, perché? Io credo che noi dobbiamo allenarci a capire la complessità della crisi. Il sistema è un sistema complesso dentro il quale c'è l'economia, ma non si esaurisce nell'economia. C'è la natura che ha una sua fisionomia specifica, anzi, semmai il problema è che l'economia non ha tenuto conto minimamente della natura, e ha pensato che, per esempio, l'uomo avesse come destino quello di dominare la natura, di usare la natura, come se la natura fosse lì a disposizione nostra. Ma non è così, non è mai stato così. Noi siamo un pezzo della natura. Nel momento in cui diciamo che noi dobbiamo dominare la natura, introduciamo una contraddizione insanabile. Noi non siamo i dominatori della natura, siamo una parte della natura. Appunto, capire questo è fondamentale, se no non ne usciamo. Non è che noi, per esempio, quando si dice lo sviluppo sostenibile, che vuol dire lo sviluppo sostenibile? È una frase che potrebbe anche non avere nessun senso, potrebbe essere una frase come il cavallo nero di Napoleone è bianco. Dal punto di vista grammaticale sta ai piedi, ma non è possibile. Se è nero è nero, se no è bianco, no? Allora, sviluppo sostenibile, cosa vuol dire? Se lo guardiamo bene da vicino, non vuol dire niente, è una sciocchezza, perché lo sviluppo dell'uomo modifica e può modificare fino al punto in cui le risorse glielo concedono. Noi, per esempio, viviamo in un sistema finito di risorse ed è il pianeta. No, certo, arriva l'energia del sole, arriva, ci riscalda, ci fa vivere, però se ne va via, perché se rimanesse tutta qui saremmo tutti arrostiti nello spazio di qualche decennio. No, quindi noi viviamo in un sistema finito di risorse, ma il nostro sistema economico e sociale, quello che abbiamo costruito, è un sistema che prevede lo sviluppo infinito. È così, è una contraddizione. È un pensiero, io lo vedo così, insomma, è un pensiero fondamentalmente molto stupido. È un pensiero idiota, cioè in termini greci, un pensiero che non tiene conto della polis umana né dell'ambiente, cioè quindi cretino, insomma. Però gli si dà una patente della massima intelligenza dell'umanità, invece siamo arrivati probabilmente al punto della più bassa intelligenza dell'umanità, della stupidità assoluta. Ecco, quindi io vedo, credo come te, nello stesso modo, ti ricordi la conferenza che abbiamo fatto insieme a Napoli? Dove eravamo in accordo completo sulla situazione, tu hai ripreso il mio pensiero, io ti ero totalmente d'accordo. Cioè, qui deve in qualche modo cambiare l'essere umano, cioè la coscienza umana non può essere questa qua, così ottusa, perché se, ecco, quindi ci vuole un lavoro enorme. Quindi, dal punto di vista come lo vedo, non sarà la finanza che ci rovina, perché se ci togliamo la finanza ma teniamo l'uomo come è oggi, creerà un altro sistema, per cui l'economia, togliamo pure tutti i sistemi, togliamo la BCE, togliamo l'Europa, togliamo tutto, e poi ricominceremo con delle altre forme di violenza dell'uomo sull'uomo. Quindi tu sai, hai una, diciamo, tra i tuoi autori importanti c'è Marx, ma anche per me lo è, non ho la conoscenza che hai tu, ma in Marx era un umanista fondamentalmente, ha studiato l'economia politica non perché voleva far soldi, ha studiato perché voleva liberare l'uomo, emancipare l'uomo da questo tormento del capitalismo, che moltissimi oggi non hanno più capito cos'è, ritengono che si possa andare avanti sul capitalismo, mentre il capitalismo non avrà fatto la fine prevista da Marx in questo modo, ma in realtà ci sta portando alla fine di tutto. Quindi è un sistema che si basa sulla ingiustizia cronica, sempre, come hai detto prima, distanza tra ricchi e poveri, sempre più ricchi, pochissimi ricchi e più grandi, quindi il massimo della indicazione che il tasso di democrazia è crollato a zero, cioè quando ci sono tanti ricchi e pochissimi poveri, la democrazia è chiaro che non c'è. Ecco. Quindi noi abbiamo distrutto la democrazia, abbiamo distrutto le comunità, però non siamo noi popoli. I popoli purtroppo sono
come dicevi tu, formattati da questo sistema, quindi la loro capacità di ragionare è già prigioniera del sistema dentro cui sono stati educati. Quindi qui ci vuole, come prevedeva la Costituzione, il pieno sviluppo della persona umana, ci vuol dire una liberazione dai sistemi di condizionamento interno ed esterno, cioè quindi condizionamenti che fanno sì che noi non siamo in grado di fare una critica sensata, ma ci mettiamo uno contro l'altro, cioè ci mettiamo a discutere e anche in un gruppetto piccolo dove c'è una enorme convergenza, in realtà ognuno si attacca alla propria frase che ha scritto e non ci si muove di lì. Quindi questo è grosso lavoro da fare. È grosso lavoro da fare, perché altrimenti c'è una spiegazione, non faccio mica uno scandalo. Io vengo da una storia e tu credo che conosci bene questo aspetto. Sì. La storia è che le grandi masse, e siamo in una società di grandi masse, devono essere in qualche misura educate e guidate. Se non fai questo, cioè tutto è legittimo, tutto è normale, ciascuno per conto suo, e in realtà noi negli ultimi 40 anni abbiamo vissuto in un mondo dove non c'è più nessuna guida. Oh, ma è questo che io sento, questo proprio sento, ma io se voglio essere un cittadino capace devo avere qualche guida che mi aiuta, che è più esperto di me. Cioè la democrazia, era il tema che poi dovevamo anche trattare, la democrazia non può essere fatta una democrazia di pari esatti, per cui chi ne sa tanto, stesso, che quella è la visione che io attribuisco un po' ai grillini, no? Con Grillo che diceva ma basta con questi intellettuali, io voglio andare, parlo con i miei figli perché vanno su internet, sono più aggiornati, hanno messo fuori campo Rodotà, hanno messo fuori campo Galloni. Insomma, era chiaro che il progetto di Grillo non era di una democrazia con una guida, perché quale guida c'era lì dentro? C'era lui, la guida era lui. Ma era un comico. Questo è il problema. Guarda, questo è un tema centrale per me. Vabbè, io lo so come la pensi tu, che io dico, facendo sempre un po' di scandalo, che c'è una gerarchia del sapere. Cioè noi come uomini siamo tutti uguali nel momento in cui decidiamo. Ma nel momento in cui dobbiamo apprendere non siamo uguali. No. Perché ci sono quelli che ne sanno di più in un campo e quelli che ne sanno di più in un altro. Una società come la nostra, in cui, essendo di massa, milioni di persone dovranno occuparsi di milioni di cose. Sì. E quindi non potranno sapere tutte le cose. E quindi bisogna che si rivolgano a quelli che sono i loro saggi. Poi, in poche parole, anche il discorso molto delicato che ha a che fare con il rapporto tra giovani e vecchi. Sì. Se non si stabilisce il rispetto del sapere accumulato, cioè di nostri padri, io sono un po' vecchio, sono un padre, però capito, l'idea del fatto che siamo tutti uguali non è vera, è una grande illusione, è un disastro. E quindi è uno degli elementi che devono servirci è di ripristinare la gerarchia del sapere nel modo giusto, non autoritario. Ma la distinzione tra chi sa e chi non sa, quindi deve diventare un luogo collettivo, però non si può fare in un gruppo ristretto, perché non vale, non funzionerà. Io penso, la mia esperienza è stata quella del Partito Comunista. Io sono nato politicamente nel Partito Comunista e riflettendo a posteriori, l'esistenza dei partiti, non solo il Partito Comunista, anche la Democrazia Cristiana, anche il Partito Socialista, tutte le forze che c'erano, svolgevano un ruolo collettivo di sapere. Cioè, la gente andava magari a una riunione, a un comizio, c'era qualcuno sul palco che comunicava delle cose ordinate, le metteva, convinceva, e quindi costruiva una disciplina intellettuale, di fatto. Era una forma di massa di apprendimento. Così. Venuti a mancare i partiti, noi abbiamo perduto ogni guida. Infatti. Ci pensi bene, perfino la Chiesa Cattolica è stata travolta da questa cosa. Cioè, nel momento in cui è finita la struttura dei partiti di massa, che aveva molti limiti, ma aveva anche quei pregi, e sono stati sostituiti dalla televisione.
che la rottura di ogni rapporto individuale diventa, questa sì che è la massificazione, e cioè la trasformazione di colui che parla, che magari non ha nessuna competenza, ma parla attraverso lo schermo e diventa lui il conduttore. E invece in realtà spessissimo, nel 99% dei casi, è un diseducatore. È così. Lo schermo è diventato il luogo della diseducazione di massa, della degenerazione di massa. Quindi questa è una questione fondamentale, cioè in uno Stato democratico la formazione, la cultura, la scuola diventano gli strumenti chiave per la formazione di una psicologia collettiva positiva. Questo è il problema, non ce l'abbiamo più. E quindi in un programma di governo questa questione deve diventare cruciale. Assolutamente sì. Come deve diventare cruciale la questione della riappropriazione dei mezzi di comunicazione di massa. Certo. Questo è il punto, e qui la sinistra ha commesso degli errori tragici. Di questa questione non ha mai capito niente, ha lasciato nelle mani del nemico tutto. Cioè noi eravamo lì a parlare, facciamo la controinformazione, era come se giocassimo in un campo da tennis, mentre la partita si svolgeva allo stadio centrale, capito? Dall'altra parte avevano tutto, noi non avevamo niente, facevamo i plantini. Ma era questo l'errore, che loro, e in questo senso la borghesia finanziaria e capitalista, ha capito molto meglio di noi, cioè si è impadronita degli strumenti della tecnologia della comunicazione e li ha fatti a sua immagine e somiglianza. È così. Questo è quello che è avvenuto. E adesso abbiamo quelle che qualcuno ha definito molto bene le folle solitarie. Le folle solitarie senza guida non vanno da nessuna parte, non sanno neanche che c'è una parte dove andare. No. Questo è il problema che abbiamo di fronte, un po' una discussione su cui dovremmo guardare, perché in qualche misura è anche da qui che dobbiamo partire. Noi sì. Dobbiamo creare un punto di riferimento, parlo dell'attualità. Sì. Adesso affronteremo fasi assolutamente delicate, secondo me inedite, difficili per tutti. Però noi abbiamo 30 milioni di italiani che ogni giorno dai 7 canali delle televisioni centrali sentono dire la stessa cosa. È come un megafono che dice sempre la stessa cosa. Ormai siamo arrivati al parsismo del fatto che in televisione ci sono sempre le stesse persone. Sì. Io la guardo la televisione professionale, è incredibile, sempre le stesse facce, ormai non c'è più spazio per nessuno salvo che per loro. Gli esperti li decidono loro, di che si deve parlare li decidono loro, tutte le sere i canali hanno i talk show dove ci sono sempre le stesse persone, gli stessi conduttori, le stesse idee, è una follia totale. Quindi noi abbiamo milioni di persone che hanno un unico megafono. Ricordi quando eravamo a Napoli, io tirai fuori il discorso del rumore di fondo. Sì, sì. Loro hanno il controllo del rumore di fondo. Sì, esatto. Che è un concetto, non è un concetto. Quello che fruscia nei loro cervelli e nelle loro menti, ed è sempre lo stesso. Ora, il problema è che noi dobbiamo trovare. Noi, diciamo, tutti quelli come me e te e quegli altri che vogliamo in qualche misura tornare a una società civile, chiamiamola così, lasciamo perdere il socialismo, tutte queste cose. Vorremmo ritornare a una vita democratica normale, quella prevista dalla Costituzione. Esatto. Questo è il punto. Allora, noi tutti insieme dobbiamo fare un grande sforzo per produrre qualche cosa che sia alternativo a questo megafono. Assolutamente sì. Facciamo di tutto. Bisogna che una parte del pubblico italiano, che è già molto grande e che secondo me va un po' educata a lavorare insieme, abbia una voce alternativa. Se non riusciamo a produrre una voce alternativa sarà difficilissimo, perché non riusciamo a incidere. Il rumore di fondo che ruota nel cervello e nelle orecchie della gente resterà dominante. E in un momento così delicato come questo, in cui tutto il sistema sta saltando, è essenziale che su ogni passaggio di questa crisi ci sia la voce alternativa. Ecco qua, sì.